26 aprile 1986, il reattore nucleare numero 4 esplose a Chernobyl. Le conseguenze furono disastrose, non solo per la popolazione locale, ma anche per l'Europa. Nella vita politica di Gorbaciov, questo fu un momento chiave, uno spartiacque. Ora era giunto il momento di cambiamenti fondamentali, ad ogni costo. Posso chiederle di Chernobyl? Perché mi sembra molto interessante che per lei Mikhail Sergeevich sia stato una linea di demarcazione. Il mondo prima di Chernobyl e quello dopo. C'è stata un'incompetenza dilagante nel sistema. Ci sono stati occultamenti a tutti i livelli. E una segretezza autodistruttiva ai vertici della classe dirigente politica. Quindi, pare che Chernobyl sia stato per lei il momento in cui ha capito che era ora di cambiare la vostra cultura politica. Non ci sono dubbi che Chernobyl sia stata una lezione, una grande lezione. Una lezione che non possiamo dimenticare. Penso sia pertinente. Non è affatto acqua passata, anzi, basta guardare al mondo di oggi. Ricordo che ho letto che anche il presidente dell'Accademia Russa delle Scienze dichiarò: non è successo nulla, basta bere un po' di vodka e dormirci su. È l'informazione che si aveva all'epoca. Esatto, esattamente. Non appena capimmo quello che era successo, e ci volle un po' di tempo, lo raccontammo al mondo intero.